Mi avete chiesto di parlare di cani, mi avete chiesto di parlare di cani nel bosco e io mi sono affidato a lui, Zoo Che Sparkle, sono un cane. che è un cane. Sono qui con Zoo Sparkle, non ha bisogno di presentazioni, ma sono io che ho bisogno di presentazioni. Non è detto che lo. Oggi siamo in questa situation molto easy, siamo a casa mia, sul divano, molto rilassati e tranquilli. Perché? Perché mi avete chiesto in diversi di parlarvi dell'argomento cane. Cane nei boschi, quindi come andare nei boschi insieme al proprio cane, come portarlo, se è bene portarlo, se non è bene portarlo, eccetera. Siccome io non sono molto tarato su questa cosa qua, ho portato lui, che è più tarato di me. Salve. Ecco, e quindi adesso ci illuminerà, diciamo un pochino, poi se volete approfondire l'argomento, naturalmente è bene che vi informiate. Sì, no, chiaramente, insomma. Diciamo che il cane non andrebbe tenuto libero, questo per legge, Ah, ma neanche in ok. città, eh. Cioè, se te non sei in un'area adibita a tenere appunto cani liberi senza guinzaglio, come può essere per esempio uno sgambatoio, di quelle appunto sono le aree ricreative, diciamo, per cani. In città non lo puoi tenere libero il cane, ma anche giustamente perché uno può essere un pericolo per se stesso e per le macchine, per gli automobilisti, perché se un cane Giustamente. che scappa perché ha paura di qualcosa infila in mezzo a una strada, non solo può venire magari ne ha scacciato lui, ma lui magari si salva perché quello sterza all'ultimo, però magari si fa male il guidatore o investe qualcun altro, insomma, quindi diciamo per prassi, ecco. Poi in modo che sia anche più controllabile, insomma. Chiaramente un cane che ha una risposta aggressiva nei confronti di un altro cane, perché può capitare, le zuffe tra cani capitano, Certo. però insomma se uno ce l'ha al guinzaglio e il cane è dall'altra parte del marciapiede, se uno ce l'ha al guinzaglio tutti e due, insomma si abbaiano, si ringhiano, ma non succede nulla, cioè stanno a distanza. Se il cane è sciolto questo non E succede sulla questione praticamente. invece l'andare a fare proprio la passeggiata Ma allora, di per con... sé il cane non andrebbe lasciato libero nemmeno nel bosco, per Ma vari se motivi. te lo porti con il guinzaglio, quindi è già una sicurezza in più. Sì, Però ora. comunque non è che sei totalmente sicuro. Sì, diciamo di sì, il guinzaglio andrebbe tenuto sempre. Comunque sia, bisogna vedere ovviamente caso per caso di che stiamo parlando. Però in linea di massima, il cane libero nel bosco sarebbe meglio di no. Perché il cane, chiaramente, essendo un animale che se ne va in giro, va a zonzo, può Giustamente. anche aggredire degli animali selvatici che trova, come può essere aggredito. Certo. Quindi può essere un pericolo sia per se stesso, ancora una volta, sia per altri animali che magari, insomma, necessiterebbero di starsene tranquilli, insomma. Un cane che vede una tana e vuole infilarcisi dentro rischia magari di, insomma, di avere una brutta zuffa con una volpe Un serpente magari o c'è magari di farsi qualcosa. mordere da un serpente tipo una vipera, chiaramente, perché il cane magari lì non la vede, come a volte non la vediamo noi, è curioso, va di muso, la vipera lo morde, a quel punto insomma è un problema per il cane, nel senso, però magari anche per la vipera, perché nella risposta, siccome non è che il veleno è istantaneo, magari il cane uccide la vipera, e insomma è un peccato anche quello, perché di fatto i Certo. serpenti sono protetti per legge, Ma tutti i rettili e gli anfibi in realtà, tutti i tutti, rettili? anche le vipere. Insomma, che hanno un loro ruolo nell'ecosistema e con le quali dobbiamo convivere in pace, A diciamo. parte il fatto che se riuscirete mai a trovare una vipera o un serpente o qualcosa, l'ho anche detto in un video passato, cioè ritenetevi fortunati perché non è Sì, no, facile infatti, non è trovarle. che sia una cosa Perché è una scontatissima, cosa di cui cioè. hanno paura quelli che mi seguono, in tanti me l'hanno scritto nelle paure che hanno, proprio i serpenti, gli insetti Ma velenosissimi, allora, cioè gli proprio... unici serpenti che sono velenosi in Italia sono le 5 specie di vipere che ci sono. Ma comunque sono animali molto timidi, cioè ti mordono, se chiaramente ci metti il piede sopra perché non li vedi, può capitarsi che ti Beh, diano un quello... morso, però ovviamente uno ci va prevenuto, Ma quando poi vai devi nel anche andare a bosco, cercarli, cioè a nel parte quello, ma, senso... quando, ma può anche essere che li trovi vicino a centri abitati, però comunque sia, quando uno va nel bosco comunque c'ha sempre gli scarponi, i Certo. calzettoni, eccetera, è un buon costume averli e quindi in quel punto non c'è, se ti mordono uno scarpone, cioè non c'è nulla. No. Oltretutto la mortalità, diciamo, della vipera è piuttosto, non è certo una cosa da prendere sotto gamba se vieni morso, però è una cosa che uno è facile evitare, due è
è più pompata dai media di quello che è, nel senso, allora, muoiono molte più persone per punture di vespe o api, perché comunque sia è molto più facile venire in contatto con questi animali, c'è gente sì sono veramente rari da vedere, no? Cioè, nel senso, anche perché i serpenti velenosi in generale, gli animali velenosi non è che amano tanto più tanto mordere, cioè, ma poi anche lo sprecare il veleno, cioè nel senso è quello, cioè nel senso è una cosa, il veleno che a loro serve per mangiare, serve per vivere, e quindi lo sprecano solo in circostanze, diciamo, di estreme. Sì, per sì. Esempio anche il cobra, che è il cappuccio serve per non sprecare il veleno. Sì, ti fa da deterrente. Ti fa da deterrente, lui ti fa vedere, occhio, perché sono velenoso, sono pericoloso, quindi te stai nel tuo, io sto nel mio. Se poi non funziona, può anche capitare. No, ma in realtà mordono, però spesso e volentieri mordono. Non iniettano il veleno. Esatto, mordono a secco, si dice. Cioè mordono per farti capire, fatto, guarda, occhio, però... Questo lo avrei fanno voluto. Anche ragni, lo fanno. Può darsi. Lo fa il ragno violino, questo. Che nel 40%, esatto. Nel 40% dei casi inietta il veleno. Quindi il 60% dei casi dei morsi di ragno violino praticamente è solo il morso. Che tra l'altro anche il ragno violino è una cosa che a livello di media viene pompatissima, bestia. In realtà comunque è un ragno molto timido, che se morde chiaramente non è da prendere sotto gamba. Se non sapete come maneggiarlo, non lo maneggiate, però prima di vedere se è un ragno, cioè prima bisogna vedere se è un ragno violino, perché spesso e volentieri tutto nel sospetto di essere un ragno violino viene ucciso, cioè non bisognerebbe uccidere neanche quello, però nel senso, certo. Però vabbè, comunque sia. Torniamo ai cani. Si divaga. Allora, il cane che va nel bosco è un problema per la fauna, un problema per piccoli animali. Ma può essere un problema anche per altri cani che sono lì a caccia? Ma può essere domanda, un problema per tutto e per nulla, se questi due cani non si piacciono e sta zuffa. Ma però no, magari il cane è quello che... Ma però non si dice. Il cane che caccia è più abituato al bosco, naturalmente, rispetto al cane che voi avete in casa e che andate... Sì, però anche nel discorso del cane da caccia, comunque, è successo che dei cani da caccia si siano persi... E siano stati mangiati dai lupi, perché chiaramente un cane che... si perde nel bosco, sconfina nel territorio dei lupi, i lupi lo possono prendere come un aggressore e ucciderlo, come farebbero in realtà con un lupo, per esempio, di un altro branco. Ed è anche per quello uno dei motivi per cui viene costantemente segnalato il territorio di ogni gruppo ululando o depositando appunto le escrementi, eccetera, perché per limitare un po' il confine, la fatta, esatto, sarebbe l'escremento, per evitare appunto che ci sia questi confini troppo poco definiti, e quindi anche per evitare scontri, una cosa va a vantaggio. Ma poi c'è un altro problema, aspetta. Il cane può accoppiarsi con lui, e quindi può anche succedere che il cane riesca, diciamo, non è che venga ucciso da un lupo, ma magari ci si accoppi. Se un cane maschio trova una lupa, può anche succedere che ci si accoppi. Quindi può succedere che nascano ibridi tra cani e lupi, o che continuano, diciamo, a rimescolarsi con i lupi fin tanto che arriva a un ibrido di terza o quarta generazione che è quasi indistinguibile da un lupo. Un ibrido ancora di prima, ci sono un po' dei meccanismi, però anche lì non sei mai veramente sicuro. Questa è una cosa, a volte. Non immaginavo. E questo è brutto per il lupo, perché chiaramente vai a inquinare la specie. Sì, vai a inquinare praticamente il patrimonio genetico del lupo con delle introgressioni di geni domestici che non sono presenti nella popolazione naturale. Infatti, i lupi neri in natura non esistono. E te mi dirai, ma come esistono i lupi neri? Sì, ci sono, e sono lupi al 100%. Come si spiega? Si spiega che quando c'è un lupo nero vuol dire che nella sua popolazione, non si sa quanto tempo fa, a seconda dei casi, c'è stata un'ibridazione con un cane che gli ha passato il gene per il manto nero, che è stato selezionato per la prima volta nella domesticità. E quindi, insomma, questo è. Ed è un problema, questo è lo stesso che succede, per esempio, quando i gatti selvatici, che non è il gatto rinselvatico, il gatto con la specie di Felis Silvestris, si accoppiano con i gatti domestici. Questo è un problema per la biodiversità, perché gli ibridi oppure tra maiali e cinghiali, cioè gli ibridi tra l'antenato selvatico e la versione domestica, veramente impoveriscono e inquinano proprio il patrimonio genetico della specie. Quindi può capitare che il cane viene ucciso dal lupo, quindi insomma, povero cane, oppure nel senso fa il danno a livello genetico del lupo. Un cane, poi come dicevo, il cane è una specie invasiva, è stata, quando l'abbiamo portato in delle isole abbiamo causato, diciamo, di fatto, insieme alla deforestazione, insieme ad altre specie alloctone, come per esempio
gatti, capre, maiali, scimmie, a seconda dei casi, abbiamo anche accelerato l'estinzione di alcune popolazioni. Beh, di, come il dodo, per esempio, no? Sì. Il dodo è stato distrutto dalla deforestazione e dall'importazione di specie alloctone, quali maiali, scimmie, capre, gatti e cani. Cos'era anche un'altra cosa che si è rischiato? Il kiwi? Per il gatto? Il cacao. Il cacao, mi sembra. C'era un'altra cosa, no, che il poverino non si riusciva a... Anche il quoll, anche il quoll striato, che è un marsupiale carnivoro australiano. Infatti in Australia, in Tasmania e in Nuova Zelanda con i gatti ci stanno dietro parecchio, stanno facendo un po' di eradicazione perché i gatti sono un problema pazzesco. E i cani lo sono stato anche, meno dei gatti, hanno un impatto meno dei gatti, però di fatto una statistica c'è. E quindi bisogna sempre limitare il danneggiamento della biodiversità con queste leggerezze, ecco. Poi c'è un'altra cosa. Il cane, in quanto comunque è un predatore di per sé, diciamo ancestralmente almeno, può triggerare la reazione aggressiva anche di alcuni animali. Mi viene in mente quello che si diceva prima, il caso dell'orsa danza, che è un'orsa che tempo fa venne abbattuta perché in Trentino, perché praticamente questo... Fortunatamente non ci fu. Sì, era quell'omino che era andato a fare trekking con il cane. Cioè, era andato a fare trekking, mi sembra, alle 7 di sera, con il cane libero in una zona in cui c'era segnalata, perché sono segnalate affinché si possa stare a distanza, un'orsa con i cuccioli. Ed è una cosa piuttosto incosciente, perché al di là dei problemi che si può avere per la gestione della fauna selvatica a grandi carnivori in Trentino, non entriamo in merito, però di per sé è una cosa abbastanza incosciente, perché chiaramente un'orsa con i cuccioli già di per sé è molto protettiva. Ma sì, può percepire il cane come effettivamente una minaccia. E infatti era questa la cosa che ti volevo chiedere: è possibile che altri animali, appunto selvatici, se ti vedano col cane o comunque percepiscono il cane, siano portati ad attaccarti? Ma non me la sento di escluderla al 100%. Di fatto Danza, ora magari non basta avrebbe, che cavolo, avrebbe però... provato ad attaccare comunque l'uomo per difendere i cuccioli. Fortunatamente, ripeto, non è successo niente, però poteva succedere qualcosa di brutto, insomma, un orso. Ed è un orso, neanche un orso marsicano, un orso proprio uno di quelli grossi, in Trentino. E... sono più grossi? I bruni? Sì. No, l'orso marsiano, cioè, è una sottospecie, però più piccolo di per sé. Pensavo fosse una sottospecie di per sé. No, e cambiasse solo il colore della... No, quelli di su del Trentino vengono, sono orsi bruni europei, vengono da Slovenia, che sono stati rimessi con il progetto Life Ursus, eccetera. Quindi fondamentalmente la cosa qual è? È che non so cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il cane. Certo è stato un aggravante. Vabbè. Perché chiaramente se un cane si avvicina anche a un fare curioso, o abbaia magari perché vuole segnalare un pericolo al padrone o perché magari vuole spaventare anche se eccetera, a un'orsa con i cuccioli, e chiaramente la può triggerare, cioè, non so se possa essere valido anche per i lupi, però non me la sento di escluderlo, nel senso, sì, forse poi dipende, più schivi, sono, lupi sì anche. Ma poi sono diversi, sono schivi anche gli orsi, però comunque ecco, di per sé dovremmo limitare, diciamo, la libertà degli animali domestici. Quindi, consigli se vogliono andare in montagna a fare una girata con il cane, con il proprio cane: prima di tutto legatelo, tenetelo al guinzaglio. Sì, e poi ovviamente se siete in zone sensibili evitatele, nel senso, se sapete che c'è, se siete su, se sapete ci sono gli orsi con i piccoli, non ci andate in quelle zone col cane, non ci andate nemmeno voi in realtà, insomma non si sa mai. Se sapete ci sono i lupi, state anche lì, magari non lo portate il cane, nel senso. Poi non è che voglio dare allarmismi, non è che questi animali sono per definizione un pericolo per l'uomo. No, è 200 anni, è un no. Però ecco, non creiamo le condizioni affinché potenzialmente possano aumentare le chance che si ripeta. A parte ora di cibo ce n'hanno, eh. Sì, a voglia, però tempo fa è successo anche un'altra cosa. Fece il giro dell'internet un video dove c'erano due persone, due ciclisti credo, che hanno liberato praticamente un lupo che era rimasto intrappolato con la testa in una grata, in una rete, no? Cioè questo lupo visibilmente sfavato, perché poraccio era lì, che parecchio arrabbiato. Questi due sono messi a liberarlo tagliando il filo finché appunto questo lupo non è scappato. Il messaggio che è passato è un: che eroi, che bello, facciamo questa cosa, eccetera. No, in realtà no, è un messaggio sbagliato. E anche loro hanno sbagliato, perché va bene l'intento buono che tu hai, quello è lodevole quanto ti pare, però, cioè, chiama chi di competenza, segnala il problema a chi di competenza, dici c'è un... tanto se gli dici c'è di mezzo un lupo, e vengano, non avere paura. Il problema è che
non si ci si può improvvisare, no. Indiana Jones, Rambo, quello che ti pare, perché se questo lupo si sentiva minacciato, come sicuramente si sentiva, solamente ha vinto in quel momento la risposta di fuga, quindi è scappato una volta sentito più, sì, che però si poteva anche recitare, si poteva anche recitare, piantargli, non dico sbranare, però magari gli piantava prima di allontanarsi un morso in un braccio e gli lasciava uno sbrana, cioè, ma se una persona dopo 200 anni che non succedono attacchi di lupi in Italia, non mi ricordo tanto, sono secoli, viene attaccata da un lupo, e quando praticamente viene scritta una notizia di genere a livello di media non viene spiegato tutto qua, nel titolo c'è scritto lupo attacca uomo, sì, sì. Cioè il clamore che si solleverebbe in questa cosa sarebbe pazzesco, tutti i passavanti verrebbero, diciamo, cancellati da questa, come dire, questa bravata a fin di bene, sì, sì. Che poteva finire male, però ti ripeto, magari non morivano, insomma, però erano in due, c'era un lupo solo, magari uno anche se gli piantava un morso l'altro metteva, sì, però comunque, è una situazione rischiosa, non fatelo. Se vedete una cosa del genere, e dubito che sia una cosa molto comune, vedete, chiamate sempre chi di competenza, sì. Chiamate appunto i vicini in molte ma città. In generale, quando trovate un animale ferito, che ora non deve essere per forza un lupo, se trovate anche a me mi è capitato di trovare il cinghiale ferito è uno degli animali più potenzialmente che vi può attaccare, perché in quel momento lì lui si sente minacciato, vulnerabile, che poi in realtà cioè fanno più danni gli ungulati a livello insomma dei carnivori, ne fanno anche carnivori, ovviamente bisogna vedere la zona, bisogna vedere il contesto, ripeto, non entriamo in sì, però come probabilità, però, che diciamo, tu incontri un carnivoro, chiaro, un ungulato, è più facile che tu incontri un ungulato, anche perché gli ungulati non solo sono stati reimmessi nel tempo a scopo venatorio, ma per tanto tempo non hanno avuto predatori. Appunto, quindi... c'è una quantità, ragazzi, immane di cinghiali. C'è una quantità. Hanno fatto un censimento, sono più di 1 milione nell'Appennino tosco-emiliano. Negli Appennini, forse. Non so solo se sono nel tosco-emiliano. Non so, onestamente. Ho letto qualcosa, però comunque avevo letto sto numero di 1 milione, più di 1 milione di esemplari. E meno male, perché... per fortuna, che il lupo si sta riprendendo. Appunto, ma poi quando tanti animali dello stesso numero proliferano incontrollati, non solo esauriscono prima le risorse di cui hanno bisogno per mangiare, certo. Chiaramente sono limitate, non sono infinite, ma poi vanno a intaccare anche la catena alimentare sotto, cioè cioè, se uno prende una malattia è molto più probabile che se la passa, sì. Tutti, perché stanno molto più vicini. 4, siccome c'è meno diciamo, le risorse migliori stanno in natura, però chiaramente non bastano per tutti, quindi quelli che rimangono lì col muso asciutto chiaramente vengono dove è facile mangiare, quindi città, coltivi, esatto. Eccetera, e quindi insomma creano anche lì danni da un punto di vista agronomico, insomma agroalimentare eccetera. Quindi diciamo, di per sé la gestione dei grandi carnivori non è facile, chiaramente c'ha le sue sfide, c'ha le sue asiste eccetera, però chiaramente c'ha un motivo se ci sono, sì, sì, no. Il mio consiglio è: se andate nel bosco non vi portate il cane a scanso di equivoci, se proprio lo dovete portare, legatelo, nel senso, sì. E comunque tenetelo sotto controllo e valutate dove andate, sì, cioè, guardate la zona in cui andate, cioè se andate a fare un trekking sulle Dolomiti, quindi in punti esposti e mulattiere, roba così, quindi non bosco fitto, lì sì lo potete anche portare, perché comunque è un posto aperto, un punto sempre a guinzaglio naturalmente, ne ho visti tanti che se lo portano dietro, però ecco, se dovete andare in un bosco non vi portate, cioè lì no, perché lì c'è una quantità anche di, cioè secondo me lì la natura gioca anche a sfavore del cane, perché comunque ti crea queste barriere naturali che ti impediscono la vista, quindi magari sente l'odore il cane di qualcos'altro, qualcos'altro sente l'odore del cane, si torna a dire quello che si diceva, sì. Prima invece. Quindi, poi se volete, ora ovviamente è difficile vedere gli animali in natura, chiaro, perché insomma magari ti sentono un sacco, sì, di certo. Tempo prima loro di quanto li vedi te, ovviamente, però se vi portate il cane non vede un cavolo, c'è ancora meno probabilità che voi vediate qualcosa, sì, perché sì. Il cane, come sente qualcosa, abbaia e tutti scappano, cioè, quindi c'è anche quel discorso puramente insomma lì, quindi diciamo sì, ora si è parlato di tante cose diverse, però in generale direi che comunque sia il cane è un animale domestico. Sta finendo la batteria. Beh, possiamo fare anche la conclusione. Beh, il cane è un animale domestico, quindi non fate scorazzare nemmeno i gatti liberi, perché i gatti uccidono una quantità di uccellini pazzesca e di piccoli rettili, di piccoli roditori autoctoni. Quindi insomma, diciamo che anche i gatti teneteli in casa. So che sembra una poverina, lo so, però sono gatti domestici. Appunto, anche perché i gatti in natura si riproducono tranquillamente anche con il loro, come vi dicevo, antenato selvatico.
gatto selvatico, che qui è un'altra sottospecie rispetto a quello da cui venga loro, ma altri discorsi. Però ecco, evitiamo queste cose. E lo stesso, insomma, per esempio è successo, dicevo, anche con i cinghiali e maiale, stessa cosa, insomma. Bene, nulla. Io, se avete altre domande, scrivetele qui sotto e io poi, se posso rispondervi in prima persona, vi rispondo, se no altrimenti mi confronto sempre con la mia roccia di scienza. Per adesso vi salutiamo, aprite la descrizione qui sotto, scrivete nei commenti se volete sapere altro, insomma, l'ho già detto. Seguite Willy che fa un sacco di video interessantissimi e seguitelo perché grazie, merita veramente tanto. E niente, noi ci vediamo prossimamente, chissà da qualche parte, chissà dove. Ciao, ciao, ciao.